c'è un problema. Ok, basta. Chiedo scusa, c'è un problema politico anche un po' più ampio. Va bene, poi ne parliamo. Cominciamo. L'avete vista? Sì. Va bene? Sì. Ok, provate. Questo è un po' di classe, visto come hai risposto. Un po' di classe. Va bene, questo sarà adeguamento, diciamo, delle deleghe. Oggi non parlo. Eh? Oggi non parlo. È abbastanza. Mi chiamo Ersecchia. Aveva detto che non parlavo. Vuole essere Ersecchia. Assessore Montaldo, numero 4. Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della cooperativa sociale Omnibus Area Leone, espressivo di abilitazione istituzionale per soggetti con disabilità fisica. Numero 5. Rilascio dell'accreditamento istituzionale di studenti in Siria e Messina Margherita. Ah, questo è l'ex l'ex sede, no? 6, Claudio. Non è una copia del 6, devo fare tutte le verifiche. Allora, questa la rendiamo ancora di una settimana, quella delle piscine. La vediamo con conto in conto. Io ce l'ho a tutte le libere, se la vuoi te la do. Sì, me la faccio anch'io. Perché c'ho un consulente. Sì, spero di averla anch'io. Va bene, ce l'ho, vai. Ce l'ho, sì. Vai, scusa. La parola numero 7, bando per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto e la messa a dimora di piante micotizzate. Assessore Cascino, numero 8, Giuliano e vado a dire rilascio. Aspetta un attimo, ma la questione fu, si risolve, non si risolve. Sì, adesso, magari alla prima legge omnibus. Ma non facciamo una cosa apposta, ragazzi. Una linea. Vabbè. Insomma, sai, i funghi nascono adesso, quindi non è che... Se abbiamo sbagliato, rimediamo subito. Sbagliato, se abbiamo sbagliato. Adesso, poi uno, sì. Io ero assente, ma ho detto abbiamo, più di così cosa devo dire? Voi avete, se abbiamo sbagliato, meglio... Se abbiamo sbagliato, rimediamo subito. Sì, ma hanno parlato sia con il dispiace, sia con il liceo. Sì, ma bisogna parlarne con i consiglieri. Sarebbe opportuno che fosse una cosa che fanno loro, visto che è l'iniziativa di consiglio, ma come volete. Possiamo promuoverla anche noi, la correzione, siamo legittimati a farlo. No? Ma ce l'avete già sto testo? Aspetta una riga, si tratta di dare delega al sindaco che nei casi di raccolta particolare... No, ma possiamo approvare adesso sta riga, non se ne parla più. Ma ragazzi, ma abbiamo... Ma quando si fa un errore, prima rimedi meglio, no? Cioè, cosa serve? Li aspettiamo in omnibus? Cioè, già al momento che non è che l'economia sia proprio fiorente, diciamo, se ci mettiamo pure noi a dare delle botte, magari sarà una nicchia, ho capito. Ma... Avete idee chiare su come correggerlo? Allora, noi potremmo approvare una riga, poi si va da boffa e gli si dice, per noi diciamo il rimedio sarebbe questo, ma siccome l'iniziativa l'avete assunta come consiglio e non come giunta, te lo poniamo alla tua attenzione rispettosamente. Se tu ritieni che la cosa del merito vada bene, che vada bene anche il percorso, bene, altrimenti se volete farlo come consiglio, come commissione, come fatelo voi. Sì, ma noi possiamo dare per approvato una riga, diciamo che se va bene andiamo avanti, no? Tanto di dire sono l'ultimo numero, no? Dico bene? Ma la riga è semplice, si dà, si dà possibilità di sì. Ma non è argomento, se per caso dice di sì, approviamo, dai. No, ma si fa la procedura. Serve per mandare con l'assessore con la riga in commissione. Sì, ma però in commissione. Sì, sì, per l'argomento. Sì, ma l'argomento non è un DD. Ah, ma sai. Si utilizza la formula della. Sì, ma è già approvata la legge. La legge è già approvata. Ma è già approvata la legge? È già approvata, quindi ci vuole un disegno di legge. Non comunque, scusate, lo diamo per approvato, poi se invece la percorso che vogliamo fare è diverso, lasciamo decadere, no? Talmente semplice. No, proviamo un DDL, se vogliono farlo loro, lo lasciamo decadere, no? Non offendiamo mica nessuno, no? Abbiamo trovato la soluzione, giusto? Sì, ma è abbastanza semplice, la soluzione si tratta di, come diceva,
mandato agli amministratori. No, perché sono alcune zone della Liguria in cui la raccolta è in corso in questi giorni, non so se mi spiego, penso di sì. Sì, ma così come previsto in, altri in altre leggi, si tratta di dare mandato al sindaco che nel caso... Ma dimmi una cosa, ma noi abbiamo fatto lì, è già entrata in vigore, no? Abbiamo fatto l'urgenza o no? Abbiamo fatto l'urgenza o no? No, non c'è. È una PDL. Sì. Ho capito, l'urgenza si può fare anche sulla PDL. Sì, sì, ma l'ho già detto io che è una PDL. No, nel senso che se la facciamo prima che entri in vigore, è come dire, abbiamo fatto il massimo, no? Ok, andiamo avanti. Giuliano Vado Ligure, rilascio deroga PTCP ex articolo 5 legge regionale 691 e 29 legge regionale 16/2008, subordinato alle vite favorevole del procedimento di autorizzazione unica avviato dalla provincia di Savona sulle piante a olio rocco di Anzi. La traduco? Sì. Allora, sono la richiesta per l'installazione del numero, quanti impianti eolici? Sono quelli già approvati con la VIA. Abbiamo approvati con la VIA, questo è il parere nostro paesistico. Vediamo parere positivo, però è successo che invece la sovrintendenza non ha dato parere positivo. Adesso la procedura dice che deve essere la provincia di Savona a fare ricorso alla presidenza del consiglio con se il parere. Se vuole, no? Contro il parere rilasciato dalla sovrintendenza al consiglio dei ministri. Sì. Come? Viene bloccato un punto di PIL. Cosa? Da queste vicende. Ah. Cioè non solo in Liguria, no, solo in Liguria. Sono questi impianti in generale. Quando prende una delega poi la piega, diciamo, non parte. Ti conviene, però. Va bene, andiamo avanti. Presidente, scusa, Presidente, stanno già lavorando per fare la proposta di... Basta. Allora aspettiamo io la faccio. Basta, basta. Basta. Mi ha fatto bella figura per me. Chissà quanti fungaioli seguono la giunta in stima, secondo me è poco. È 0-1. Secondo me i fungaioli che seguono la giunta, anche perché se dove nascono i funghi sono da due. Sì, da più stanno tornando alle macchine. Andiamo avanti. Ordinari delle altre e delle uscite straordinarie degli inizi. Numero 10. Operazione della convenzione tra inizi e regioni di Giulia per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari delle indennità e dei benefici economici. Numero 11. Procedura per la convocazione a visita per i malati di SLA, approvazione e valutazione delle condizioni sanitarie. Queste sono le delibere che presentiamo poi dopo con anche il direttore Rumini, di locale, che coordinarci un po' che oggi è. Semplificare, diciamo, sintetizziamo come semplificare la vita ai disabili e agli invalidi. Sì, ma abbiamo deciso di fare di queste cose che tu ci riassumerai, o forse hai già riassunto, un aggiornamento da mettere sul sito della scheda degli aprile. Ok? Bene. Assessore Desco, numero 12, proroga il 13 agosto 2014, modifica integrazione dell'accordo quadro in senso delle intese Stato-Regioni del 12-2009, del 24-2011, del 22-11-2012 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga dell'8-4-2013, approvati con DGR 421-2013. Numero 13, fondo di garanzia per la concessione dei benefici di cui l'articolo 49-49-20 e la legge regionale 30-2008. Approvazione schema di nuova convenzione con FINCE. Fresco è a Roma per la variante l'Ilva. Ciao, tu hai delle Cuccinelli? Io. Chi voleva? Vabbè, no, ma scontato. Assessore Barbagallo, adozione della proposta del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria e avvio del procedimento di valutazione ambientale. Vedi che però uno c'è che segue, diciamo, una domanda relativa alla discussione sui fondi. Dagli un premio, quello. Che
la devi rimandare perché ho fatto casino. L'ho cancellata per sbaglio, va bene. Scusami. Bagando, approvazione della proposta di programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria. Assessore Rossetti. Questa qui vabbè cos'è? La PSR? Adesso è lunedì andiamo in maggioranza e lunedì dopo andiamo in funzione qua. Avevamo fatto per un'ora di maggioranza due mesi fa. Bene. Fuori sacco, giusto? Armonizzazione di bilancio, atti propedeutici alla sperimentazione delle nuove procedure, tutte le fatte legge regionale 37 del 28 dicembre 2011, revisione stagionale del ciclo di esercizio provenienza fondi, compresa negli anni 2007-2011. Assessore Montaldo, avviso pubblico per la missione in sovrannumero al corso triennale di formazione specifica medicina generale della Regione di Liguria, anni 2014-2017. Non ho capito, scusi, sono perso un altro. Avviso pubblico per la missione in sovrannumero al corso triennale di formazione specifica medicina generale. Rambaudi, sperimentazione regionale del sistema di valutazione Wilma Faber, schema di collaborazione tra la Regione Liguria e la Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema di attuato delibera, diciamo, che riguarda la disabilità, che è un sistema di valutazione omogeneo da applicare in tutte le AS applicando il CF come valutazione. Saremo la seconda regione che sperimenta questo sistema, la prima è stata appunto noi, facciamo una convenzione con un supporto con un sistema a proposito di l'avrei detto criteri di valutazione della disabilità, perché io sono in Pere, credo che non riuscivo a rientrare. Comunque il funerale di Poletto lo dico per i genovesi, che tra l'altro sono pochi, diciamo, domani alle 15. E Luciano Boleto, partigiano, sindaco di Bargagli, per 30 anni. È stato morto fratello pochi mesi fa. Mese e mezzo. Poco tempo fa. Prego. Assessore Montaldo, approvazione del progetto regionale di cure per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ecco, questo è un po' che è grosso questo. Abbiamo un problema, perché noi siamo pronti da oggi dovrei, siamo pronti dal 30, al 29, insomma abbiamo fatto una riunione, abbiamo risolto tutti i problemi, a mandare il fascicolo al Ministero, secondo una procedura un po' complicata però, e dobbiamo però, abbiamo definito il responsabile e dobbiamo garantire la copertura dei costi che sono, cioè indicare come copriamo, che sono circa 6 milioni. Abbiamo discusso con la Corissa Moric, abbiamo valutato che si potesse fare un'indicazione di una libera di indirizzo indicando i fondi dove peraltro abbiamo già chiesto soldi per l'informatica e ora però mi dice in questo momento la dottoressa Maiolo che la dottoressa Drago dice che ci sono dei problemi a fare una cosa di questo tipo. Noi siamo in fondo, sono un po' bloccati, bisognerebbe trovare modo di. Perché mi sembra che il fascicolo. Non so, probabilmente la Drago l'avrà vista adesso, l'avrà anche vista prima. Sì. Come? Avevamo indicato 5 milioni. Vabbè, se l'unico problema è questo, indichiamo 5 milioni. Poi. Il fascicolo sanitario elettronico è un obbligo di legge. Si fa poi. Giusto, un obbligo. Sì. Com'è un obbligo nazionale? Se non siamo sanzionati. Non siamo sanzionati, non mettere credo in discussione questo. No, no, no.
proposta di Fora abbiamo messo i soldi per l'agenda digitale e dentro l'agenda digitale. Scusa, due, adesso scrivi che costa 5 per il Certo, poi si vedrà. Se l'unico problema è questo, non, non lo so. Guardate, se il problema è solo questo, è chiaro che non avremo quei soldi per fare altro, è evidente, ma questo è un obbligo di quelli che avevamo detto, li pigliamo da, da dico, un obbligo di legge, quello lì, quindi mi sembra un'ottima soluzione. Diciamo che è fatto, ma tra l'altro scusate, ma ci vorrà anche un cofinanziamento regionale, no? No, sulla digitale. No, non credo proprio. Ah, credevo che fosse finanziato la banda larga per il fondo. Credevo che un po' tutti i fondi europei avessero bisogno del cofinanziamento. Ma com'è la storia del cofinanziamento? Quali sono che hanno bisogno di cofinanziamento? Quelli loro sì, gli agricoli sì. Anche a me c'è il cofinanziamento. I soldi fuori che so a che diamo a imprese o altri enti, ci mettiamo il cofinanziamento. E invece questi no? Non lo sapevo. Vabbè, facciamo la delibera a 5. Ma la Dergo poi viene oggi non può. Adesso è in commissione. Ah, ho capito, l'avevi anche detto. Va bene, ok. Tanto mi dice tipo se tra un po' in commissione che deve andare a Corte dei Conti e lì stanno facendo problemi, quindi non c'è nessuno della giunta per il bilancio. Va bene. Fate la staffetta. Prego. Assessore Montaldi, l'intenzione delle ASB per la promozione di progetti finalizzati a percorso di imprese di salute stampa. Vabbè, poi se sei là quando c'è la conferenza stampa, tu hai. Sì. No? E vuoi che la commissione abbia messo quella riunita? Allora, scusevo. Prego. Assessore Montaldi, aggiornamento dell'impatto dei contenuti della legge regionale 892 per i contenuti delle commissioni sanitarie di quella legge 2990. Assessore Montaldo, del direttore generale delle ASB, Azienda Sanitaria San Martino, degli enti erogatori pubblici e equiparati del sistema sanitario regionale anno 2014. Assessore Montaldo, penso di sì, vero, dottor Bonanni. Ci sono anche gli obiettivi finanziari, salvo. Sì, questi sono il dettaglio, sapete che abbiamo approvato il triennio, adesso questo è il dettaglio 2014, dove c'è uno spostamento progressivo. Nel 2013 il finanziario valeva l'80%, adesso il finanziario vale il 60% e il 40% le azioni del governo. E c'è anche un'indicazione sui suggerimenti dal conforto dei costi standard in cui le azioni che dovrebbero fare per stare dentro da 80 a 60 è una variazione molto consistente, perché volevamo portare a livello del 15 l'avevamo già scritto nel 2013 a pari valenza, perché poi le azioni di governo clinico contribuiscono a raggiungere l'obiettivo finanziario. Se lasciamo solo dica dottoressa, sono curioso. Ah, niente, dicevo che non lo dico, se va bene, forse vedere un attimo sulla parte, solo sulla parte naturalmente, solo sulla parte del. Ci stiamo confrontati anche sulla parte che anche sul sua lunga esperienza. Sanitaria. Anche cioè, da 80 a 60, non so se si viene interpretata come il fatto che molliamo un po' la briglia. Era già detto un previsto come? Sì, però la pochetta finanziaria è calcolata. Attendiamo, c'è un fatto anche un po' psicologico, però dico, se il criterio di valutazione sul risultato economico che era 80, lo porti a 60, lo scarto rilevante. Vabbè, possiamo anche portarlo a 70, diciamo, un passaggio meno. È un po' nello spirito del fatto della sì, salute. Sì, no, ma è stare l'attenzione sulla appropriatezza e sulla assistenza. Ma sai, tutte le azioni cliniche che poi ti danno anche un risultato economico sulla appropriatezza e quant'altro valgono anche di là. Certo.
cioè voglio dire, se tu fai una cosa sulla piattezza e questo qui ti fa di un esatto economico, ti vale anche di là. No, siccome credo che là non sia difficile, tutti i segnali che possiamo dare, nel senso della morigeratezza, diciamo, però... È una correzione facilissima, dobbiamo metterla al 70, possiamo correggerlo. Poi la guardate voi del bilancio, voi della sanità. Vabbè, se ci fossero dei problemi torniamo. Torniamo su, va bene. Ok, va bene, va bene. Assessore Cucinari, importa la procedura 2007-2013 asse 1, linea di attività 1.3, diffusione benefici, implementazione assegnazione. Ci aumentiamo le risorse a disposizione del progetto a banda larga per 500.000 euro. Io ho chiesto a Regno e a Castagnini di venire al momento perché abbiamo fatto il punto sulla questione che tu Presidente ponevi l'altra volta, da San Fruttuoso a tutto il resto, se loro fanno molto brevemente un quadro, io scappo in commissione. Ok, prego. Va bene, allora, Castagnini adesso ci presenta la situazione tecnica della banda larga ad oggi e poi brevemente illustra anche i contenuti della delibera oggi con cui destiniamo i risparmi di IVA e i finanziamenti di Cucinelli già prima. Via. Partirei da un caso singolo particolare che è San Fruttuoso. Allora, San Fruttuoso abbiamo fatto tutta una serie di riunioni sia col comune di Camogli che fra parentesi non ha mai risposto a nessuna delle richieste della regione su San Fruttuoso, quindi in qualche modo non è stato coinvolto tardi, ma non ci aveva mai chiesto di fare tanto tutto lo strutturo per notare, e con anche i residenti e le organizzazioni dell'OPS. Grazie. La soluzione, come dire, da tutti auspicata da loro sarebbe una soluzione ovviamente poco impattante dal punto di vista paesaggistico. Telecom, tanto per essere chiari, e qui proprio un caso di digital divide come quello d'Europa, gli basterebbe veramente poco a poter dare la banda larga, però non è ripiena, non ci ha riprovato un'altra volta, economicamente conveniente, basterebbe tutto sommato, come dico, un paio di apparati e fare due lavori sulle bocchette. Tutti sono stati d'accordo in queste riunioni, sia rappresentanti del comune, sia rappresentanti locali, che sarebbe meglio Telecom, ma piuttosto di non avere la banda larga, di procedere in modo. Noi abbiamo già aperto, come dire, a questo punto l'unica soluzione alternativa ad arrivarci via terra è quella satellitare, che in questo caso sì, lo sapevamo da tempo, si presta particolarmente bene. Ripeto, se però Telecom ci metteva quelle quattro cosette in più, era la soluzione migliore dal punto di vista ambientale. Noi apriamo questa gara che per lasciare aperta un ultimo spazio alla soluzione tecnicamente migliore sarà aperta come modo sia allo satellitare sia ad altri modi e vediamo un attimino. Questa gara qua è già, dobbiamo bandirla, però l'abbiamo già tutta preparata, quindi domani. Quindi questo lo fate fuori dall'appaltone, per capirci? Sì, assolutamente a sé stante, perché i tempi, se non potremo farli, direi che i tempi di realizzazione dell'assegnazione, che essendo sotto i 50.000 euro non dovrebbero essere altissimi, sono 30 giorni che ci è stato dato da tutti i fornitori che siamo interessati. E invece il tempo per scegliere chi la mette quanto? Sì, ecco, ci sono due condizioni, ci sono che il comune, come ha promesso in quella riunione, porti, come dire, l'alimentazione nell'antenna e... Se ne preoccupare un po' te che segui la cosa più generale. Ecco, da questo punto di vista, quindi, mi sembra abbastanza a posto. Poi daremo un'occhiata alla progettazione per vedere comunque di minimizzare al massimo l'impatto ambientale, perché una soluzione, quella classica, sarebbe si mette un'antennina dovunque occorre, ma dato che noi porteremo anche il wifi all'interno di questo, possiamo vedere di riuscire a centrare così con un wifi. Qui diventa un hotspot di wifi, sì. Quello? Il problema è che il wifi è non solo limitazioni di spazio, ma anche limitazioni morfologiche abbastanza importanti, potrebbe essere 2 o 3. Però diciamo che quello che cambia potrebbe variare del 10% il numero delle antenne, però sicuramente per settembre... Ma noi la portiamo giù localizzato, si riesce a servire un pezzo di mondo. Sì, allora, con il wifi abbiamo una certa zona che non arriva neanche a metà monte, anzi. Sì, si mette seduto, comodo. No, dicevo lui, mi dispiace che stia in piedi. Non è che... Allora, mi dispiace. No, se
noi vogliamo far sì che la Wi-Fi raggiunga, sicuramente bisogna metterci qua a capire. Noi in questo stato avevamo previsto San Fruttuoso e qui dove arrivavano le antenne Wi-Fi, quindi probabilmente un 100-200 metri fuori dal paese verso monte. Dovendo avere il Wi-Fi a tutto il monte, bisogna mettere altre 3-4 antennine in un po' più opportuno. Questo onestamente non l'avevamo previsto, non so se viene di più. Vabbè, adesso andiamo giù, dai, poi. E questa è San Fruttuoso. No, il Wi-Fi nel monte è una motivazione di sicurezza. Sì, indubbiamente, perché... Allora, cominciamo ad andare giù, poi si vede, dai. Poi, abbiamo fatto una puntualizzazione invece sul piano, sul piano di corsi. Incominciamo a parlare di infra, perché per noi era importante, perché copriva tutte le zone che noi avevamo deciso di non coprire. Abbiamo scritto e ricevuto risposta da parte di Infratel sulla situazione del loro progetto. Loro hanno approvato, secondo i tempi, a giugno, quindi, la progettazione esecutiva, e hanno avuto una lettera dal fornitore rassicurante sul fatto che da settembre aprono i lavori. In verità già 3 antenne le hanno messe, 3 antenne di dorsale di quelle che hanno messo. Su questo, quindi, il fornitore ha nuovo garantito a Infrat, che a sua volta l'ha garantito a noi, che entro giugno, secondo i piani, dovrebbe aver completato tutta questa. Qui c'è scritto marzo. Sì, marzo, però poi alla fine ci hanno precisato giugno, oralmente. Comunque lo fanno, via. Sì, qualche dubbio sui tempi c'è, perché il loro piano, che era prevedeva di usare le infrastrutture precedenti attraverso un accordo con altri fornitori e tutto, è saltato, e quindi è sicuramente il fornitore ha un piano alternativo che costruisce molto di più rispetto a quello che aveva previsto quando si era preso questo impegno temporale. Diciamo che temo che siano un pochettino ottimisti sui permessi, perché per esempio nel piano che hanno dato l'Infrat hanno previsto di avere tutti i permessi per... Però risulta che partano, via. Ufficialmente noi avevamo questa risposta ufficiale, scritta e garantita dalla direttore generale di Infratel con i tempi che abbiamo avuto. Abbiamo fatto anche invece il punto della situazione sulla parte, come dire, nostra. Più nostra, quella di Uno Communication, quindi abbiamo scritto una lettera ufficiale chiedendoci ragioni dei ritardi sono stati avvenuti e chiedendo rassicurazioni e una tempistica certa invece per i tempi ancora da venire. Spiego un attimino cosa ci hanno detto sui motivi del loro ritardo. Ci sono 2 serie di motivi che loro hanno argomentato. Uno, una documentata altissimo livello di curiosità, credo record negli ultimi anni, che ha diminuito i giorni utili per andare a metterla. E il secondo, hanno avuto tutta una serie di problemi dei permessi, del resto i problemi sui permessi erano già a bando di gara. In particolare hanno avuto tutta una serie di problemi con le autorità militari, specialmente una zona di Monte Pane, l'autorità militare si è rifiutata, come dire, di ospitare, pur avendo già antenne in zona per radio, televisione, via dicendo, di ospitare questa rete. Noi abbiamo provato a dirgli che era una rete pubblica, però ci hanno fatto problemi anche per la rete del 118, che mi sembra anche più, ancora più critica, ancora più pubblica, e quindi questi sono stati i motivi. Comunque loro si sono impegnati in tutte le cose che vedrete, avete visto in quella tabella che è scorsa prima, che erano in ritardo, entro interrogabilmente, senza, entro il 12 di completarle. Nei casi in cui non ottenessero i permessi abbiamo fatto una variante, come dire, all'accordo, in cui loro, se non riescono a ottenere, come dire, i permessi, solo i permessi per certe zone, ci arriveranno via satellitare a stessi costi. Entro l'anno la parte nostra è finita. Levato anche la variabile dei permessi, perché dove proprio i permessi non sono siccome, possibili, siccome si fa anche San Fruttuoso entro l'anno, la parte nostra storica è finita. Una cosa importante è che, questo per ragioni anche loro commerciali di base loro, stanno cambiando tutta la rete che abbiamo già fatto passando all'ultra banda. Quindi questo è un aumento non previsto dei vecchi contratti di quello che ci stanno. Quindi sarà più performante. Quindi questo è un miglioramento notevole e importante per questo. A questo punto c'è anche un po' la somma da fare di tutte le richieste che nel frattempo sono venute, quello che c'è una delibera in corso da parte del convegno che poi spiega meglio lui, di tutti invece i sindaci che fatemi dire hanno chiesto solamente adesso, all'ultima domanda, di aumentare la loro, come dire, zona. In particolare la segnalare Porto Venere, che non c'era mai stata segnalata dal sindaco, che ci viene chiesto sia per il centro sia per la sia per le periferie, e con altre 3.000 persone che verranno raccolte. Quindi
un totale circa di 4.000 persone che noi, come dire, andremo in più a servire sulle nuove richieste dei sindaci, quindi andiamo ormai pervenute, 3.000 sono circa concentrate nella zona di Porto Vecchio. Alcune di quelle, poi, andando a vedere, alcune altre integrazioni sono nella parte Infratel e oggettivamente tipo, sì, scusa, parliamo anche di Genova, di Barbarella e di Creda. E queste continuerà, come dire, la nostra idea a aspettare Infratel. In particolare ci sono però due zone critiche, che sono quella della Barbarella. L'abbiamo promessa 10 volte. Questo credo che sia sulla Valdarena il problema è che noi non possiamo intervenire col Forces perché è comune in genere. Però la TASIE sta lavorando col comune per far intervenire loro con il programma di sviluppo loro. Ma scusate, noi potremmo intervenire col Forces a Camogli? A Camogli sì. Allora, facciamo Forces Camogli e con i soldi di Camogli facciamo la Valdarena. La mia idea, ma magari ma è già è che in tutti quei casi è già porca molto. Ah, ecco, quindi il dono della tassia è scomparso, ho capito. Allora, sì. Beh, in molti comuni in cui c'era un problema di Vigilia del Vai, il sindaco ha scritto che quella zona di Vigilia del Vai è tenendo, però non so neanche prendo il sindaco di Vigilia. Come avreste fatto poi con la disponibilità che aveva beh, ci lavoriamo. Vabbè, possiamo farlo. Ci proviamo. Ecco, mi sembra che possa passare la parola, mi sembra sì. Che le cose tecniche sono delle domande, ma ho capito. Quindi la pagina degli interventi vostri al momento, scusate, sarebbe quella che comincia con Avegno, che poi è puramente casuale. Perché non viene fatto. Sì che viene fatto. No, quali sono quelli che non vengono? Allora, come no? Qual è la tabella? Quali? La pagina 5. Allora, viene fatto. Sono tutti quelli segnalati. Poi ci sono. Quelli che fa Infratel, che è la pagina 6, quelli che faremo con il Portes, che è la pagina 7, e poi purtroppo a pagina 8 c'è un elenco di località, alcune sono molto case sparse con pochi abitanti, dove il costo di copertura non è il costo medio della gara, quindi noi possiamo fare un aumento della gara, perché coprire questo costa molto molto di più, quindi bisognerebbe fare un nuovo. Queste qua rimangono senza copertura. Stiamo parlando, però si possono studiare, cioè costa meno dare i satelliti a tutti, tanto per capire che fare e utilizzare il bando di gara del Professor, diciamo, i residui. Perché con quel tipo di cose non si riesce ad arrivare proprio perché non ci arrivano proprio con i traffici. E solo questo elenco di pagina. La TASIE ci ha detto che è troppo oneroso economicamente rispetto alla gara. Alla gara. Qui bisogna fare un intervento alla e vedere però se non costa meno fornire il problema è che il Porfes a tempi ormai è molto stretto, quindi se vogliamo non ci sono Drago né Guccinelli, ma avendo di contare entro fine anno e finire i lavori entro un anno, penso su questi potremmo eventualmente studiare un progetto in più, vedere quanto viene a costare al Santo Toso, cioè una gara ad hoc e finanziarla con i residui del Porfes. Ho capito, quindi una pagina 5 è tutto ciò che ci hanno chiesto, la pagina 6 è quello che facciamo noi. Nella pagina 6 è quello che fa Infratel. Ah, 6 Infratel, 7 è quello che facciamo noi, e l'8 è quello che non fa nessuno. Con la gara attuale non possiamo fare, però possiamo veramente con una gara nuova, però il costo potrebbe, non useremmo l'idea di TASIE e di non usare la banda larga, diciamo la radio stile banda precedente, ma qui conviene soluzioni spot. Non quindi. C'è manca Monesi la banda larga. Monesi è un'altra. Monesi. Muoite io. Indatti. Monesi è un altro posto in cui. No, Monesi è Teioa. Non ci sono due Monesi, ci sono, o meglio, Monesi è diviso in due pezzi. Ah, Monesi di Mendacchio. Monesi di Mendacchio. È sempre il comune di Priora, però dalla sì, altra parte. Ah, quindi dove si scia c'è, insomma, ho capito. Dove si scia, quindi c'è. Poi vediamo come va. La Varenna,
una cosa che ci chiedono non so quanti anni. Oh, sono... Valvarenna in questo momento ha in realtà un fratello che lavorerà su San Carlo di Cese. Il problema è sulle altre frazioni che ha le località più basse di San Carlo di Cese. Bisogna vedere se il fratello riuscirà a coprire in bordo di San Carlo di Cese anche tutto il resto della valle. Impegno però su San Carlo di Cese. No, no, però Valvarenna, non so. Sono tanti anni che è sotto botta per motivi che sapete, cave, camion, eccetera. L'unica cosa che ti chiedono da anni è di mettere questa cavo di banda larga. Dio mio, ragazzi. Cioè, sono dei pezzi di città e di ragione che danno sempre, no? Non è una cosa illegale perché mi dicono che tutto sommato non potremo predicare le barre del comune di Genova e noi non è il problema economico ne fate lo voi. Però se è illegale non lo so, giustamente, se mi dice che è illegale farlo. Che titolo però, scusate, lo faccio a titolo di... L'importante è che decidiamo, se si fa o non si fa. Perché, sì, ma ragazzi, ma sono 3-4 anni, ragazzi. Poi possiamo lamentarci poco con l'università, perché in paragone alla difficoltà degli interventi siamo più lenti noi con l'università. Ma diciamoglielo a sti poveracci, sì o no, no? Cioè, io so quante volte ve l'ho detto. Per cercare di trovare una soluzione, effettivamente è un buon segnale per loro, hanno partito di tutto, voglio di tutto, gli stiamo chiedendo, tecnicamente non ci vediamo niente, gli stiamo chiedendo dell'alto, o sbaglio, gli stiamo chiedendo dell'alto, no? Questo altro che gli stiamo chiedendo per fortuna va però a migliorare la loro condizione di scenario, a regime. Per similitudine, nei comuni in cui nel centro c'era la banda larga e non c'erano le frazioni, il problema per quel poco riesco a capire io, gli uffici non sono più competenti, era il sindaco ha chiesto l'intervento perché quella frazione era, come dire, scoperta. Io non so se in Val d'Erba metti nel polo San Fruttuoso c'è già. Fate la Varenna, dai, insomma. Allora, il sindaco di Campo Camogli ce l'ha detto di farlo. Ce lo faremo dire dal sindaco. Era solo questa la differenza. Alla fine ce l'ha detto. Vabbè, comunque, se questa comunità con cui stiamo discutendo cose molto complicate che riguardano opere strategiche, alla fine affronti una disponibilità e ti chiedo una cosa che non è, saranno 20.000 euro, quanto saranno? 30.000 euro. Cerchiamo di farlo, dai. Se c'è un qualunque gruppo di ragioni, dite potete andateci, noi ci andiamo. Io ve l'ho detto, se basto io, non basto. Per me basta quello che dici te. Poi ci va un atto amministrativo, se si può fare, fatelo. Ma siccome sono alcuni anni, la cosa peggiore è tirargliela sempre avanti. Dai, andiamo avanti. Se potete, fatelo. Con la delibera che presentiamo oggi, vengono destinati 610.000 euro circa, che sono i risparmi che grazie a un interpello che la Tessina ha fatto sull'IVA e sulla banda larga è passata dal 22% al 10%. Questo ci ha permesso di risparmiare sia sul FES che sul CAS una quota, questa è la quota del FES, più sia sul FES che sul CAS, cioè sul FES. E noi qui stiamo discutendo del FES, quindi noi ridestiniamo i soldi del FES, cioè 610.000. più i 500.000 che oggi impinguiamo con l'altra delibera sulla misura. Dietro c'è, diciamo, l'elenco delle cose su cui... La pagina 10, giusto? Su cui pensiamo di destinarlo. Va bene, dai. Oltre al fatto di coprire quelle che mancano. Sono le integrazioni, un potenziamento del wifi che sta andando molto bene, e che tra l'altro inaspettatamente ci vede integrare nella nostra rete il Comune di Genova con 170 hotspot che non solo si federa ma proprio si integra, e quindi noi a settembre potremo perché la password è unica, con no? La password è unica, certo. E anche il Comune di Chiavari con altri, un'altra trentina. Questo sono notizie positive che ci... Va bene, aggiudicato, mi sento già Val d'Arena aggiudicato. E poi ci abbiamo aggiunto anche la sensibilità di fatturazione elettronica su cui stiamo correndo per cercare di... Un altro borgo non piccolissimo è Crevari. Ho visto che c'è anche Crevari. È esattamente la situazione della Valparenna. Ho detto un po' ci riuscite. Dai.
Va bene. Approvato? Prego. Ah, scusate, queste qui entro quando si fanno le nostre nuove, per capirci. Le nostre nuove, che tempistica avranno? Marzo l'anno prossimo. Come in fratelli, più o meno. Grazie. Bene, abbiamo avuto anche il favore del visore dei conti, quindi possiamo procedere alla sottoscrizione del contratto. Assessore Montalto, approvazione del convenzione tra regioni di Emilia. Contratto di che? Contratto delle centrali. Contratto del compatto. Approvazione addendum convenzione tra regioni di Emilia, ministro dell'interno per il servizio H e PMS, approvata con DGR numero 1721/2013, sottoscritto in data 21 gennaio 2014. Assessore Montalto, esigenze finanziarie di investimenti in sanità da porre a valere sulle prossime disponibilità. Questo è un argomento. Vabbè, dai, facciamolo adesso. Ho voluto riassumere quali sono le cose note che riguardano gli investimenti in sanità. E sulla memoria abbiamo messo i 23 milioni del del Fedetino, quella Redi Tecnologie, che poi diciamo potrebbe diminuire in caso di diminuire. Abbiamo messo gli 11 milioni che dobbiamo dare a Gaslini per il completamento di quello scambio, sono sui 16 milioni di un piano fa. Uh-huh. Poi c'è la Casa della Salute, 4 milioni di e mi pare un milione per il completamento degli investimenti sul soccorso di Villa Scalzi. Poi naturalmente senza cifra sono indicate le esigenze degli ospedali. Potremmo decidere... Siamo Ponente Genovese, Taggia ed eventualmente un'integrazione per Pietralingua, di cui parliamo oggi. Due di questi tagli affrontiamo. Qualcosa da distante a vedere per cui. Questi soldi quanto decidiamo di mettere, io suggerirei di la parte del patto si è indebolita su questo punto, sì, perché il Ministero dell'Economia è stato molto stretto. Ho visto che io a un certo punto è uscita un'agenzia che diceva che non so che saltava tutto. È stato Zaia a uscire dicendo che saltava tutto, che non si faceva, ma dal mattino che lo diceva, suo e quindi vabbè, la cosa è un po' debole, però insomma, ci si sta lavorando per le riforme di finanziamento e anche di sostituzione dell'articolo 20. Però detto questo, bisogna sapere che è una partita dura. Se entrasse questa logica di ricorrere a Multi, noi dovremmo poter avere almeno una quota consistente per poter garantire le progettazioni. Tale da avere le risorse per partire, quindi, però questo lo vediamo poi sulla base, nell'ambito della ritenuto utile fare questa memoria, poi ci vediamo come... Il problema è che si parla, lo dico per capirci, è quando discuteremo l'FSC, perché adesso abbiamo più o meno definito vabbè, il piccolo fondo pesca, il PSR, un indirizzo ormai abbastanza definito su FES, che abbiamo discusso poi qui un pomeriggio, e sull'FSE. Il problema è che a ruota poi affronteremo con il governo la questione FSC, e lì saranno dolori, perché è chiaro che si è scaricata un'aspettativa di molto grande, no? Che riassumo così la sanità, autobus, TPL, infrastrutture, poi varie cose ambientali, cioè rifiuti che però forse hanno trovato posto nel FES,
almeno in buona parte, eh? In buona parte, e poi vabbè, difesa solo in senso stretto, cioè fiumi, eccetera, e poi diciamo depurazione, perché lo shift temporale diciamo, ha spostato una serie di... quindi poi è chiaro che sarà in quel contesto che cerchiamo di capire come comporre le diverse vicende. Sì, ci sono due cose urgenti sulle quali bisogna vedere se poi decidiamo delle decisioni a partire da questa promemoria. Una è il gasolino che ci consegue la rotta di San Luigi. Lo so, conosco. L'altra sono conosco. I soldi di Teglia su cui vorremmo provare a vivere. Ma il luogo fisico si è individuato? Comune ha un'ipotesi legata a una cooperazione urbanistica. La Miralanza? No, ex Autun. Però naturalmente ci sono anche altri problemi per loro che devono risolvere. Ma l'investimento a casa della salute, come vorrei sapere se noi confermiamo questo investimento, per cui tanto l'argomento serve a... Vabbè, ora poi quando sapremo anche come finisce la questione di Azzelli, sempre che finisca, abbiamo di nuovo un quadro mosso. Sì. C'è non c'è? Chi è? Come quindi per la prima volta dopo tanto anni l'area scientifica diciamo ha perso la vita dell'università. E l'ultimo? Ma non so. So che una vita che è a medicina tantissimi anni fa, no? Sono io, era appena morto. Perché c'è stato un contremo, prima di romanzi, o dopo romanzi? Ho iniziato con 92 prima di romanzi. Ma romanzi cosa è? Romanzi è dopo romanzi. Quindi si riunisce questo CDA dell'università del 23 luglio con un autore nuovo formalmente che è stato eletto ma che formalmente non ha nessuna voce in capitolo. Vabbè, dai. Assessore Montaldo, finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie e enti preparati, all'ARPA, all'ARS, l'erogazione mensile a valere sul fondo sanitario. Questo è per tutte le ASL, ma risolve anche criticità, diciamo, tipo quelle della 2, per capirci, giusto? Sì, abbiamo aumentato un po' la quota già dal trimestre scorso, anche questa, poi comunque ora diciamo, non ci sono più ragioni per andare avanti, anche se che difficoltà ci saranno finché non abbiamo riparato. Bene, andiamo avanti. Assessore Barbagallo, sviluppo sostenibile delle zone protette, iniziative di gestione e conservazione delle aree marine evocata dalla riproduzione di sfruttamento delle specie di interesse al mondo. Cioè questa è una volontà che vorremmo realizzare in questi termini. Ci sono delle aree di mare, dei pezzi di mare, che sono stati abbandonati delle attrezzature di pesca, delle reti, eccetera. Quindi noi prenderemo più piccioni con la fama, vorremmo individuare delle parti di zone dove ci sono queste, ormai, che impediscono la crescita dei coralli, impediscono anche delle catture accidentali, pensanarle e chiuderle alla pesca totale per un certo numero di anni, 2 anni, 3 anni, in modo che si possa riproporre in queste zone la crescita del pescato in via del tutto naturale e fare quindi come si faceva una volta un po' in agricoltura, cioè lasciare fare dei terreni e poi rimetterli in pesca.
detto un po' discusso con l'organizzazione della pesca. Appunto, e adesso io, questo è soltanto una, un, diciamo così, se è condiviso l'indirizzo, perché è un'idea. Questa cosa è un argomento. Sì, è un argomento. Poi noi faremo adesso gli incontri, e anche per l'individuazione di queste aree, questi pezzi di mare, in modo che prenderemo più fiato nuovo, fare anche dei bandi che vadano al risanamento e alla, alla ripopolazione in modo del tutto nazionale. Perché ormai da tanti anni assistiamo a un depauperamento del pescato, e questa è un'idea che potrebbe anche essere condivisa dal mondo della pesca in generale, perché così non possiamo andare avanti. Le riserve praticamente, dove chiamare quelle zone. No, perché poi si riaprirebbero, magari tu fai 2 anni, 3 anni, poi la riapri questa e chiudi magari per a fianco, in modo da avere sempre delle zone di ripopolamento naturale, no? Marino. Certo, quando, quando i pesci in quell'area lì diventa, diciamo, numeroso rispetto a quello che è il suo ambito di caccia, emigra. Questa è un po' l'idea. Adesso poi chiaramente bisogna confrontarla. Questo è un mondo molto delicato, molto, molto complesso. Al vantaggio che non costerebbe tantissimo, si fa anche del risanamento, si tolgono queste attrezzature che sono soltanto che sono, che abbiamo già degli studi che hanno già individuato, che sono anche negativi anche. Perché purtroppo quando si abbandona, va bene, va bene. Si lascia lì. Andiamo. Se riusciamo a lavorare un po'. Abbiamo concluso, benissimo. Adesso facciamo un po' di chiacchiere. Tanto vediamo la voce settimanale di Ivan Medici, partiamo a fondo. Ivan Medici è in compagnia della verità. Allora, abbiamo un po' rimesso in sesto luglio, almeno ciò che si poteva, siamo stati a Ampere, devo dire, 2 cose molto belle, poi abbiamo fatto 2 sole inaugurazioni perché un'opera, a breve qualche finitura, si inaugurerà con le vere di epoca. Detto a Calli che vi state sentiti, è contento di quello che gli diamo, no? Sempre più, ma sempre più. Questo del Sassello adesso è condizionato un po' la vicenda della, della Andiamo... aspettiamo un attimo, adesso ho chiesto a Michele di verificare con De Vincenzi, poi mi hanno chiesto di andare a fare una visita a Santo Stefano Magra perché hanno concluso interventi di questo centro storico, non so chi se ne sia occupato di voi, vado un attimo a Cairo 26 perché vado a vedere i mini che non potrei inaugurare e poi si va a Carizzano che non c'è scritto e si fanno 2 o 3 cose insomma. Carizzano poi sono vedo che si è in attesa di definire Zoaglie. Va bene. Poi oggi si è messo sul sito una scheda che ha preparato Claudio per il fatto per la salute, che immagino presenteremo brevemente anche di là, no? Ecco, poi diciamo, vabbè, già che sono qui dico che poi Lorena parla di questi accordi con l'INPS, magari informiamo anche la banda larga, posso attivare a tutti. Potremmo fare nel pomeriggio un comunicato dei comuni nuovi che andiamo a servire noi, quindi mettiamoci a noi, via. Va bene? Poi c'è un'azienda che si chiama IBIR, un'azienda informatica del Tigurio, trentina d'anni. E poi presentiamo 3 schede che sono un progetto, credo il FES, dico bene, sì. Che è un ampliamento di un nido che d'accordo con l'assessore Mori inaugureremo poi a settembre, ma la cui scheda viene presentata oggi. Poi c'è, si è sbloccata una vicenda complicatissima della scuola di Calice, sta lavorando, no? Ha preso i lavori e questa scuola che ha un intervento da 3 milioni, quindi che ha dentro il FAS. E che il resto viene finanziato con fondi comunali che provengono da Permut, ecco la difficoltà, ma insomma nel 2015 si va a inaugurare pure questo. E poi c'è Avegno, che è un'opera sempre FAS, che spero di inaugurare verso fine anno, giusto? Questa è la scadenza contrattuale, lavorano per il sorteo
l'anno scolastico, quindi sarebbero un po' in anticipo. Sarebbero un po' in anticipo. Adesso sono un po' orfano dei miei colleghi che hanno seguito questa cosa, ma credo che sia giusto informarvi un po'. C'è altro, no? Poi facciamo, magari facciamo un attimo questa cosa a banda larga, l'annuncio, poi facciamo un comunicato un po' fatto bene, ok? O se fosse già pronto potremmo darlo anche a 1:30. Va bene. No, adesso volevo fare un po' il punto invece sulle vertenze che abbiamo ancora aperte. Mi dispiace che il Vescovo sia appunto a Roma e sia in commissione, ma sono venuto per informarmi un po' su come siamo messi. Ma ci devo andare anch'io, no? Perfetto, quindi abbiamo un po' di tempo adesso. Va bene, perfetto. Bene, perfetto. Vabbè, oggi poi ci spiegheranno quando li vedo, no? No, volevo fare il punto sulle tre vicende che sono ancora molto complicate, perché via via un po' si sono risolte, non vorrei tornare su. No, volevo solo dire, stia ancora 5 minuti, 5. No, volevo solo dire che la vicenda Concordia sarà una vicenda in cui saremo guardati con 100.000 occhi, adesso non parlo più delle altre, diciamo, anche se Piaggio continua a litigare, non so. Ieri è venuto Report, abbiamo fatto una cosa di un'ora e tre quarti, insomma, qui poi prenderanno 20 secondi se va bene, se ho fatto qualche errore. Pericolosissimo. La saggia Minervini si è rifiutata di parlare davanti alla telecamera. Io non potevo, dovevo fare. Vabbè, quindi noi saremmo guardati lì con 3.000 occhi, insomma. Vabbè, adesso loro hanno chiesto le imprese che lavorano in subappalti, non so, sì, penso che possiamo chiederlo, però è un fatto completamente privato, eh. Cioè nel senso che dobbiamo controllare tutta una serie di cose ambientali, abbiamo una competenza di capire chi sono le persone fisiche o le imprese che specialisti che vanno a lavorare lì, però capito che c'era anche tutto un ragionamento, un pregiudizio. Gli aspetti sicurezza del lavoro, quindi sostanzialmente sanità, e gli aspetti diciamo sicurezza ambientale, quindi sostanzialmente che pezzo di ambiente è questo? Quello di Guccinelli? Di Guccinelli, controlli. Stateci molto attenti perché sarà una cosa molto 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 monitorata, insomma, siccome alla fine si è scelto dopo una guerra, insomma, adesso chi pensava di poter tenere quella commessa lì è tutto un mondo, anche no, a partire dal trasferimento di cui non sono responsabili le nostre imprese, poi adesso l'ho visto anche bene in questi giorni, insomma, la responsabilità di San Giorgio, di Maiotti e di Saipan comincia nel momento in cui la nave a volte, o meglio a Prato, ma voglio che si dica i paesi giustamente. Mentre il trasferimento è ancora responsabile Titan Micropoli, che mi sembra anche una cosa positiva per noi, perché forse la parte anche più teoricamente, no? Più. E va bene, insomma. E quindi coordinatevi bene, ci sono altri enti poi che hanno competenze. Perché ieri si è fatta l'AIA, no? Ieri si è approvata. Chi lo presiderà? Temo che sia lei, temo. No? Ebbene, ma sai.
lo danno in capo alla capitaneria. No, l'analogia dice che sarebbe in Toscana. In Toscana era. Eh? La sua omologa, no? Tutto bene, Renzo, sì? No, a parte Feso non l'abbiamo fatta perché tutti mi chiedono l'iscrizione al giorno. Stanno finendo l'assestamento. Che mi hai messo a cavallo lì. Via, ti sposta tutto. Ci sei seduto? No, nessuno, sono io per, perché quando il presidente parla con chi mi sembra che parla a me, a te. In effetti parla a te perché ci metti di più a capire. Allora lasciamo la uguale, che sta là dietro, la Tassiel. Mi fissa, ma poi parla l'altra, mi sono spostato. Non posso stare a cavallo di cavallo. Ma ci stavamo, è come prima. No, no, io non sono mai stato a cavallo del tubo. Sei sempre stato a cavallo, da tempo che sei a cavallo. Va bene, allora direi che sono queste le due. L'osservatorio quando si fa? Nei prossimi giorni. Appena arriva la riordinata. Dopodiché si è dissequestrata la nave, come avete visto. Infine ieri, o l'altro ieri si è approvata l'AIA. Ieri si è conclusa la conferenza del servizio, quindi l'acqua sarà conferita. Noi abbiamo l'AIA, quindi dobbiamo avere tutte le cose abbastanza a posto. Dopodiché cosa so, cos'è quella sicurezza dei luoghi di lavoro, no? Quel pezzo della sanità che si occupa di queste cose qui. E invece i vostri uffici quali sono? Aria. Va bene, quindi dicevo Renzo, contento che sei rientrato, che la vicenda Concordia sarà monitorata in modo, e quindi gli uffici di Claudio tuoi, da pochi giorni tuoi, diciamo, che sono competenti in materia di sicurezza, diciamo, per il lavoro e di controllo essenzialmente ambientale, dovranno lavorare. Stiamo anche un po' attenti a non sguarnire questi uffici, diciamo, durante il mese di agosto, insomma. Anche se poi la prima fase del lavoro non è così, la fase del lavoro è una fase di svuotamento, una fase da camaldi, però insomma sarà materiale tanto in ordine. Sì, dovrebbero essere, diciamo, i letti, le poltrone, mobili. Certamente non le, come dire, idrocarburi e così via. Vabbè, poi facciamo un attimo il punto. Renzo, su Piaggio non è ancora a posto la vicenda, no? No, su Piaggio non è ancora a posto, c'è di nuovo l'incontro per i prossimi giorni. Adesso se ha cosa da fare, dottoressa, può andare. Sì. Però noi non ci dobbiamo vedere poi. Poi ci dobbiamo vedere noi, però verso lui. Lì c'è uno stato di agitazione, sì, con la sospensione di tutti gli straordinari, il grosso della partita ancora aperte sono due. Uno è il trasporto e l'altra, credo che il sindacato stia ancora insistendo su integrazione salariale alla cassa integrazione. Quindi non siamo ancora arrivati alla fase in cui i genovesi devono dare l'opzione, diciamo. Adesso, dall'azienda mi sono state due diverse date sull'avvio dell'attività di Villanova, una a settembre e una a ottobre. Vabbè, poi sai che ci hanno chiesto anche di ma non c'è fretta. Vabbè, quindi Piaggio non è ancora chiusa, ma insomma, invece sono molto complicate le altre tre, insomma. Vabbè, su Tirreno Power io non ho novità rispetto. C'è solo la novità della convocazione della prima seduta della conferenza dell'AIA il 16 di luglio. 16 di luglio. Vabbè, vorrei dirvi che questa qui delle tre in questo momento mi sembrerebbe, almeno dal punto di vista nostro, quella più semplice. C'è un percorso. Anche qui
chiederei a Claudio di seguirlo con molta attenzione per gli aspetti, diciamo, di interfaccia con la questione della sanità, eccetera. Però mi pare che tendenzialmente i due comuni, la provincia, la regione e i tre ministeri siano d'accordo a fare un'AIA molto veloce, perché ovviamente è rigoroso, mancherebbe altro, e in modo da poter dire entro settembre che il tempo è già adatto per non fallire. C'è un tema che dovremmo approfondire ancora un po' modo, approfondirlo con i Vini e soprattutto con i comuni. Il fatto che l'osservatorio che avevamo istituito era un osservatorio che era previsto nell'AIA che viene meno, e anche il finanziamento dell'osservatorio era previsto, le forme di finanziamento nell'AIA che viene meno. Quindi c'è un problema di mantenimento di tutto l'osservatorio. Pagava l'azienda. Faremo un incontro con i due comuni per capire come gestiamo la situazione. Insomma, l'osservatorio bisognerà che rimanga. Beh, tanto più dopo la vicenda giudiziaria, bisogna che noi ci attrezziamo a rimanere, come dire, vigili come un osservatorio, tanto che in questo caso già deciso che coordiniamo noi. Gestione, va bene, capito. Può darsi che servano un po' meno risorse, visto che non si deve seguire quella roba là grossa, insomma. Però forse d'altra parte è anche più complicato mandare avanti l'attività con le cose vecchie, ancorché diciamo la modernità. Lo vediamo, ci sono qualche cosa che viene inserito l'annuale. Certo. Dunque, Ilva è in corso, no, sta per cominciare, l'incontro al Ministero sulla questione degli ammortizzatori, però ieri il Vescovo diceva che il governo l'ha messa in un modo molto slow, no? Adesso l'idea della mattina, ormai quando si è vecchi si sveglia prestissimo, anche se va a dormire tardissimo, è questa. Ma non è che noi riusciamo a mettere una norma nel decreto legge, diciamo, che il governo ha approvato ieri. Si può, se si vuole. Perché dunque il decreto, metti che vada in gazzetta a metà luglio, no? Sarà un decreto che tenteranno di approvare entro il 10 di agosto, 8 di agosto, se lavorando un po' con qualcuno che se ne capisce, come si dice, come sai mio papà, trovassimo un modo di affrontare la legge, la questione degli ammortizzatori di Ilva, sarebbe una cosa. A questo punto il decreto diventerebbe, diciamo, sarebbe convertito più o meno tra un mese, nei tempi utili per... perché ho l'impressione che farlo con gli strumenti ordinari, questa roba qui, sia una roba ingestibile, perché l'unico strumento che si intravede per 10 mesi e mezzo, il decreto andrebbe scritto, come dire, in modo non specifico, come sempre si deve fare nelle leggi, o si dovrebbe. Però cioè, se dicessi qualora siano venuti meno, diciamo, gli strumenti tipo CIGS, Cassandella, per capire, in attesa che possa ripartire un ciclo, che serve un periodo, vista, come dire, la delicatezza della filiera siderurgica come alimentazione dell'intera filiera, diciamo, manifatturiera del paese, ci siamo capiti, no? È consentita la cassa integrazione in deroga nazionale e, come dire, viene garantito, magari con i fondi del decreto opportunamente, diciamo, leggermente ampliati, il finanziamento mese per mese, insomma, non so. Perché per via ordinaria io non so se ne usciamo da questa vicenda qua, insomma. Penso che sia molto economica, anche oltre che economica, poi anche altri atti eventuali per l'integrazione. Per l'integrazione? Ma quello sarebbe auspicabile, ma credo che sia molto più complicato. Perché adesso Vesco ci dirà tra poche ore, ma da come, cioè
riunione era tecnica, la presiedeva il sottosegretario, il capo di gabinetto, e anche un membro del governo. Demandava istruzioni di un gruppo di lavoro che dovesse studiare, stava qui, siamo a metà luglio, 20 giorni non troviamo più nessuno, a settembre. Comunque è strano però. Proviamo un po' a capire se il buon Castano può fare un'operazione con i due ministri per capire se individuano una. Perché se mettessero qualche soldo in più, diciamo, nella faccia, certo, per la fine. Per tutti, laddove si verifichi per tutti, perché lì alla ripresa, diciamo, forse anche ad agosto. Ecco, l'altra cosa da chiedere, se in quei 2 o 3 giorni romani sarebbe comunque la pena di fare, è se le 3 regioni, o comunque noi, visto che forse le altre hanno già fatto qualche, certamente la Puglia sarà più, no? Se potessero dedicarci un po' di tempo per spiegarci un po' bene cosa pensano di fare con il nuovo piano industriale, eccetera, eccetera, e commissario e così via, insomma. Perché il provvedimento che hanno approvato ieri mi pare di capire che sia una provvista finanziaria, un prestito ponte per pagare i stipendi, no? Sì. Però, insomma, il nuovo commissario dovrà anche dire che indirizzo. Se resta il piano presentato da Bundo, sto caso, il piano industriale oggi c'è, quindi pregio di sé. Va bene. In questa vicenda poi genovese, cioè tutta la vicenda appunto. Flavio Di Vesco, prima che mi dimentico, mi dice che ha bisogno di una giunta straordinaria dopo il consiglio martedì, perché c'è una pratica urgente sul PPL che non ha potuto fare per questa mattina. Allora, giunta martedì 15 ore 13, Claudio c'è, quindi la presiede lui, no? Il Parco Nazionale è stato di nuovo illuminato. Ah sì? A quando? La prossima volta. Ah, sì, sì, sta diventando come il Parco della Sanità. Ah, ma no, allora di cosa parlare? Io penso passi della Sanità. Il TPL? No, vi ho chiesto di parlare del TPL. Ah, sì, sì. Martedì. 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 Allora, vabbè, su Ilva mi pare che abbiamo detto tutto, no? Volevo solo aggiungere un paio di cose. Una, che la vicenda amianto si è inasprita proprio su Ilva, avete visto, no? E questo rende ancora più complicato usare quella possibilità lì, insomma. Mentre invece io oggi vorrei scrivere una lettera, forse anche per annunciarla, diciamo, a Confindustria, in cui chiediamo. Di quando era quell'incontro in prefettura in cui? Non mi ricordo. 5-6 mesi, come dire. Chiediamo un po', essendo proprietari di quelle aree lì, che secondo almeno la vecchia gestione commissariale erano disponibili per la nuova attività, se pensano, come dire, farci un po' sapere, perché adesso. Perché insomma, se loro non trovano niente all'ambito locale, forse bisogna fare un'operazione un po' diversa. Insomma, non so. Mi collego a questo per dire che appena chiusa la vertenza Piaggio con il sindacato, bisogna che facciamo un agreement con Piaggio per le aree di Piaggio, insomma, chi le gestisce. Sì, appena fosse concluso. No, l'ultima cosa su cui vi pregherei di seguire un po'. Questione, diciamo, esaurita, perché mi sembra la più. Vabbè, adesso da oggi finalmente sappiamo chi sarà il rettore, questo è un passo avanti, nel senso che appunto sarà Comanducci. Abbiamo fatto la riunione del comitato di vigilanza ieri, c'era cioè appoggio, e adesso dicono che il 23 porranno l'attenzione del CDA come università alla vicenda. La vicenda università. E dopodiché, sperando che finalmente ci sia, come dire, una strada sicura,
Dopodiché bisognerà capire che esito diamo a quella risorsa, a quel progetto. Io te lo dico da 5 anni dopo questo studio, con la giunta precedente. Bene. Sì, tieni i rapporti con Castellano che mi sta chiedendo. E dopodiché c'è la vicenda Zaotte che è molto complicata. Adesso io la voglio dire così. C'è un'avvertenza nazionale di due regioni, ma poi ci sono dinamiche anche tra le due regioni. Cioè nel senso che gli interessi sono... Cioè l'interesse generale è che l'azienda si salvi, vada avanti, eccetera, eccetera. Ma poi c'è tutta una questione di pesi e contrappesi tra Firenze e Genova abbastanza evidenti. Quindi non escludo che poi si possa arrivare in alcune partite anche a qualche momento di tensione tra le istituzioni, no? Tra i comuni di Firenze, il comune di Genova, la regione, la Toscana, la regione di Liguria. Ora io ho chiesto a Renzo e Enrico di fare un grosso lavoro che stanno facendo, di ping pong, chiamiamolo così. Ma noi abbiamo un interesse estremo che la vicenda si risolva molto rapidamente, che si risolva positivamente. Quindi non è che a noi ci faccia gioco che il conflitto diventi lungo e lacerante, penso di essermi spiegato. No? Cioè più il conflitto è lungo e lacerante, e meno abbiamo possibilità di salvare più a Genova una svolta in forte. E oltre un certo limite potremmo non salvarlo affatto. Quindi noi dobbiamo usare la settimana prossima quella che non si può fare la riunione perché loro non ci dia il giorno 15, no? Per cercare di trovare, come si è fatto su Piaggio, dove giocavamo però tutto in casa nostra, svolgere quel ruolo di mediazione, diciamo, di raccordo perché si possa ottenere un'intesa tra le parti, insomma, no? Perché poi è evidente che in quel quadro anche le questioni urbanistiche tra comune e azienda sarebbero viste diversamente. Dentro questa vicenda qui poi c'è la crisi dell'appaltatore, del fornitore, no? Che probabilmente però ha origini anche proprie. Ecco, adesso noi siamo andati anche molto avanti in questo discorso, e mi fermo qui però cioè noi l'interesse di della regione, della città, di Esaote, dei lavoratori, del sindacato, per la vicenda tra una composizione la togli presto. Perché se questa cosa va per le lunghe è difficile ricomporre una cosa in cui Genova ce l'abbia ancora Esaote e ce l'abbia con una funzione forte. Poi è previsto in particolare un trasferimento di non tante unità, 22, 23, ma molto, 22. Molto, 22, da Firenze qui, che sono unità molto importanti e molto qualificate. Capite, questo qui sarà un... Però mi pare di capire che senza questo atto, diciamo, è difficile che rimanga un'azienda che abbia una certa forza. Poi non so, bisogna capire un po' bene, questo lo dico più a Claudio, insomma, tutto il discorso delle politiche industriali, ma credo che su questo stiamo lavorando da tanto tempo, insomma. Naturalmente è evidente che poi tutte queste politiche industriali individuano il loro, come dire, fornitore con più di evidenza pubblica, ma insomma. Il problema è che è un mercato bloccato da carenza di Anche perché questa roba andava molto. Allora, questa roba qui in parte potrebbe andare in quelle tecnologie del FESA, no, Enzo? O no? Sì. Sì e no, nel senso che se è semplicemente l'acquisto di apparecchiature macchinari, il peso non ci rientra più. Questo ci sì. D'altra parte ci può entrare il discorso che faceva la volta scorsa, robotica, sala operatoria, quindi sperimentazione tecnologica con la fattura che fa. Va bene. E seguitela voi e poi diciamo
seguitela voi e poi ci sentiamo. Infine, noi dobbiamo capire bene adesso le scelte dell'università e tenerci pronti eventualmente a... Oddio, a dire la verità, il discorso di IT non è che va visto come sostitutivo dell'università, si può fare a prescindere. Il discorso sostitutivo sarebbe se noi non dovessimo più usare i soldi del FES, del FAS. Quindi in quell'incontro di giovedì cercate di imbastirlo un po' questo ragionamento qui, e di metterlo un po' in sesto. Ecco, volevo solo aggiungere che ho visto che diciamo, il senatore Rossi dice che c'è tutta una vera trasparenza perché sono stati usati molti soldi pubblici. Il pubblico su quello che io non ho speso un centesimo al momento, cioè nel senso che i finanziamenti MIUR e quant'altro, MIUR, MISE, Regione, sulla ricerca, sull'attività di ricerca di Ericsson sono completamente fermi. E i soldi, diciamo, MIUR, MIT, MISE, Regione, sull'ingegneria sono completamente fermi. Purtroppo. Al momento questa è un'operazione esclusivamente privata, insomma. Poi anche lì come report chiedono di sapere una serie di cose che secondo me è giusto che dicano, ma l'operazione è completamente privata e cambierà in diritto solamente se alcuni soggetti pubblici o comunque la sfera pubblica, parlo di IT in questo secondo caso, ci vanno. Nel frattempo l'IT ha chiuso l'operazione con San Martino sul CBA, no? sulle neuroscienze, quelle cose lì. Quindi 35 persone vanno lì, danno un senso a un edificio insomma, che si era completamente svuotato. Prego, io ho finito. Grazie, Rossetti, programma operativo regionale a Testeggio 2014-2020. Vabbè, insomma, va bene. La commissione l'ha approvata stamattina. Ah, la commissione l'ha approvata, quello che avevamo visto come argomento. Come ha dato il parere alla commissione, sì. E quindi questo è l'atto finale, va a Roma. Da lì va a Bruxelles. Sì, da Roma a Bruxelles. Entro il 22 è mandato a Bruxelles. E invece la tua com'è? La tempistica tua com'è, Enzo? Vado in commissione, credo, a questi punti. Bisogna che chiediamo Lupi. Perché Lupi deve chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della commissione del parere sul PES. Io sono a commissione non questo giovedì, ma giovedì. Alla fine in commissione mi hanno detto che no. Così mi è stato detto dal presidente, che non si può fare stamane, perché non è stato. Verificalo un momento. Ma comunque in commissione non deve andare, giusto? No, assolutamente. Invece voi avete chiuso tutto, no? PSRF. No, noi andiamo in commissione, come dico, no, questo è il 14 del 21. Ma noi entro quando dobbiamo andare a Roma le carte? 22? Entro il 22 vanno messe in via telematica per... Sia a Roma che a Bruxelles. Beh, quindi sostanzialmente vuol dire settimana prossima, no? Al massimo lunedì. Lo dico, questi passaggi in commissione vanno fatti la settimana prossima. Però si può fare il passaggio in commissione anche dopo il via, cioè. Ah sì? Sì. Va bene. Va bene, abbiamo finito? Perfetto. Vediamo per le cose con la riduzione, Viene la riduzione. Sì, lo spieghiamo. L'ospedale del 3. Abbiamo finito?